pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Eccoci pronti per una nuova puntata nella quale oggi vogliamo ricordare e parlare di un grande classico moderno, Losing My Religion, dei REM o R.E.M., una hit del 1991 che ben rappresenta lo stile di questo gruppo tra il rock, il pop e il country, che uscì come brano dell'album Out of Time, fortunatissimo in termini di successo. Si tratta dunque di un brano dei primissimi anni 90, primo estratto dall'album di quell'anno appunto della band, considerato anche la canzone più famosa del gruppo, tanto che ancora oggi i REM sono ricordati per questa canzone. Non solo, Losing My Religion è nella lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stone, alla posizione numero 170. Ad ispirare il testo e soprattutto la tematica del brano, che nulla ha a che vedere con la religione a dispetto del titolo, è stata una canzone dei Police e in particolare Every Breath You Take. A spiegarlo è stato il cantante e paroliere dei REM Michael Stipe, mentre a scriverla è stato il chitarrista Peter Buck, che la compose mentre stava guardando la televisione con in mano un mandolino appena comprato, cercando in qualche modo di impararlo da autodidatta. E infatti il riff della canzone è stato eseguito proprio con questo strumento. Il senso del titolo e del brano dunque non hanno nulla di religioso in senso stretto, ma si devono in realtà ad un modo di dire degli Stati Uniti del Sud, che significa perdere la ragione o perdere la pazienza. Molto popolare subito, questa canzone è stata usata anche per diversi film e telefilm, come ad esempio Beverly Hills 90210, serie cult degli anni 90. Una cover è stata realizzata anche per il telefilm Glee, mentre un'altra è stata firmata dal gruppo gothic metal dei Lacuna Coil nel 2012. Il brano, a onor del vero, è finito anche in ambiente politico quando a settembre del 2012 la Fox Television ha utilizzato questa canzone per parlare della convention del Partito Democratico a Charlotte, nella Carolina del Nord. Una scelta, questa, azzardata e poi criticata dai REM, che hanno chiesto e ottenuto che fosse sospesa. Naturalmente esiste anche un video della canzone che però richiama alle religioni, diretto da Tarsem Sint, comprende immagini di varie religioni e soprattutto di San Sebastiano. Anche la clip ha avuto successo, tanto da essere nominata come video dell'anno agli MTV Video Music Awards del 1991. Tornando per un momento alla canzone in sé, il suo successo fu tale da raggiungere la posizione numero 4 in classifica nella Billboard Pop Chart e la numero 1 nella Mainstream Rock e nella Modern Rock Chart. Famosissima in tutto il mondo, in classifica in ben 14 paesi in ogni angolo del pianeta, fu numero 1 in diversi di questi, compresi alcuni in Europa come Belgio e Olanda.